Ciao a tutte. Allora, anche oggi ho tutta la montagna di roba da stirare, da mettere a posto. Sono tutte le cose ancora un po' estive, ecco. Voglio finire di lavare tutte le cose estive da mettere via. E dopo voglio incominciare a guardare, fare anche decluttering, andare a prendere tutta la roba invernale e guardare quello che c'è da tenere e quello che c'è da scartare. Intanto metto a posto tutta questa roba qua. Alcune cose non le devo neanche stirare, tipo i tappetini, questi qua, della cucina, anche del bagno. Li piego molto e li metto via. Non stiro neanche asciugamani. Prima che mi scordo, una di voi mi ha consigliato di comprare una cosa da mettere sopra, no? Tipo una velina, tipo da mettere sopra qua. Adesso non mi ricordo, non mi viene in mente come si chiama. Allora, per stirare, no? Però io sinceramente io non le ho trovate. Quando troverò vi la farò sapere. Comunque, una cosa, cioè, è difficile da trovare, una cosa sembra semplice, però non c'è in giro. Ragazzi, questo qua non so dove l'ho comprato, ho comprato un lenzuolo, un qualcosa era qua qui dentro, l'ho tenuto, è molto comodo. Non buttateli via queste sacchettine qua perché sono comodissime, anche perché sono trasparenti, si vede tutto quello che c'è dentro. Ragazzi, avevo detto che ho poca roba sul solaio, ma non so se riuscite a vedere. Non è poi così poca roba alla fine. No, vabbè, non ce la posso fare. Allora, prima di tutto, tiro giù tutto. Questa anta di questo armadio qua metterò tutte le cose estive. Scusate, invernale, estive, no? Perché stiamo andando verso estate, bisogna mettere la roba estiva, no?
roba invernale. Allora, ci metterò tutta la roba invernale, le cose estive le metto tutto da altre parti, che così sarò più comoda. Allora, prima di tutto tiro via tutte le magliette manica corta, li piego tutte. Allora, le magliette devo piegare tutte in un modo, in un'altezza. Allora, queste sono più basse, queste sono le ultime che avevo piegato, vedete che sono più alte. Le devo ripiegare tutte così adesso, così mi ci stanno tutte. Ripieghiamo tutte queste mani qua. Fine, piegandole un po' più in tre praticamente, non in quattro, mi è rimasto tutto questo spazio qua. Dopo guardo cosa metterci. Pantalonellino li metto su una pinza, così tiene meno spazio. Ciao a tutti, siamo a giorno dopo. Devo ancora finire di mettere a posto armadi, però sono andata su un solaio che stavamo smontando, anche un po' su un solaio, quello che avevo, quello che non avevo. Allora ho tirato giù dei piatti tipo questi qua. E niente, adesso lavo questi piatti qua e usiamo questi piatti qua, anche perché sono, vedete che sono molto più piccoli da quelli che ho. Quelli che ho sono delle IKEA, adesso vi faccio vedere, scusate. Guardate il piatto. No, ma neanche, sembrava più piccolo. Allora, questi piatti che sto usando adesso erano quelli dell'IKEA praticamente. Però adesso vi sostituisco con questi. E niente, adesso li lavo e uso. Poi io sostituisco anche la bilancia che avevo con una più vecchia. La devo pulire adesso perché quell'altra praticamente qua è fatta tutta da ruggine. Ok, questa si vede che una volta facevano un acciaio molto più buono e ha non so quanti anni ha questa bilancia qua, però non è arrugginita, ecco. Ecco ragazze, io cambio con questo, so che non è bellissima, però meglio, perché la ruggine non mi piace, ecco. E poi dovrò andare a lavorare e domani continuo con le mie cose, ecco. Non riesco a fare una cosa alla volta, devo fare 10.000 cose alla volta, ecco.
Niente, adesso lavo i piatti e sostituisco con questi qua, la bilancia la devo pulire anche quella. E per oggi basta, direi. Dopo devo andare a lavorare e domani continuo con cambio di armadi, ecco. Finisco di usare questo qua. Sì, mi hanno preso un po' di polvere e basta. Giusto una. Eccomi qua ragazze, scusatemi se in questi giorni pubblico meno, riesco a fare più velocemente tipo short, così giusto per caricare qualcosa, per mancanza di tempo, giustamente perché lavoro. Ecco, volevo parlarvi anche del piatti che ho fatto il cambio, vedete questi qua? Sapete che con i piatti un po' più piccolini, colorati, non troppo colorati, giallo no, giallo no. Con il colore un po' così,
si mangia meno. Vediamo, chi vuole fare la dieta, i piatti, ragazzi. No, vabbè, a parte scherzi. Niente, il mio video, ragazze, finisce qua, perché sono già le 11, e a l'una devo essere a lavorare, devo preparare da mangiare. E niente, direi che ci salutiamo e domani continuo il mettere a posto armadi, ecco. Spero che il video vi è piaciuto, vi ho fatto la compagnia e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!